Si è aperta a Como la 13ª edizione di Parolario dal 29 all'8 settembre, una manifestazione culturale con incontri con scrittori, filosofi, poeti, conferenze e dibattiti, musica, passeggiate, mostre, spettacoli e cinema, incontri gratuiti e aperti a tutti. È anche attivo un servizio di bus navetta sempre gratuito che collega Piazza Cavour alle diverse sedi in cui si terranno questi eventi: Villa Olmo, Villa del Grumello, Villa Senecota, meglio detta Fondazione Antonio Ratti. Tra i personaggi che parteciperanno a questi incontri troviamo il giornalista Beppe Severgnini, ma anche autori di diversi libri di attualità che spaziano da temi riguardanti l'orto, la botanica, la buona cucina, la scrittura, la poesia. Abbiamo partecipato all'inaugurazione di questa importante manifestazione culturale e abbiamo incontrato Beppe Severgnini. Siamo qui da Villa Olmo in collegamento con Beppe Severgnini. Allora, tema centrale di questa edizione 2013, il parolario, è sogno. In un presente in cui pochissimi sembrano riporre qualche speranza nel futuro, lei ha scritto un saggio, Italiani di domani, 8 porte sul futuro, che è stato definito coraggioso. Cosa lo ha spinto a rivolgersi ai giovani e soprattutto a guardare al loro futuro in un'ottica di speranza che di questi tempi sembra essere in controtendenza? Egoismo lungimirante. Cioè, se io non pensassi che tocca a voi prima o poi prendere in mano questo paese, che tutti i ragazzi che conosco in Italia sono non hanno avuto neanche il tempo materiale, vedete, voi siete anagraficamente innocenti, magari in vita vostra ne combinerete di tutti i colori, ma non avete avuto ancora il tempo di fare le stupidaggini che abbiamo fatto noi. Quindi, secondo me, è giusto far provare alla vostra generazione e anche spiegare come. Quindi, se adesso chiudiamo questa intervista e venite là dentro, lì con la telecamera, magari provo anche a spiegare in musica come. Grazie. Va bene, grazie a tutti e grazie a Beppe Severgnini.